Cardinale Group, con sede a Teggiano, è un'azienda punto di riferimento in Italia e all'estero nel settore della termoidraulica e della ferramenta. E tutto nasce dall'intuizione, soprattutto dalla tenacia e dai sacrifici di Carmine Cardinale, che è un imprenditore particolarmente noto non soltanto nel nostro territorio, ma anche al di là dei confini territoriali valdianesi. Carmine Cardinale oggi è l'ospite della puntata della rubrica Storie, Imprenditori si raccontano. E faremo un viaggio nel suo percorso imprenditoriale e personale, raccontando appunto la sua storia di vita e di impresa. Carmine, come nasce l'idea che ha dato vita alla Cardinale Group? Cosa rappresenta oggi per te la tua azienda e soprattutto quale pensi sia il valore principale di questa tua attività? Il valore principale di questa attività, onestamente, innanzitutto ritengo che una persona deve avere nel sangue, nel suo DNA, la voglia di fare impresa. E poi chiaramente deve guardare a quello che è il territorio e soprattutto, anche e soprattutto, alle esigenze del territorio e comunque alle tante famiglie che occupo in questa mia impresa, che è una cosa bellissima. La forza forse la traggo soprattutto da questo, dal fatto che do lavoro a tante persone e credo con soddisfazione di tutte queste persone. Insomma, io dico sempre, se ci fossero tante imprese in questo nostro vallo sarebbe un beneficio sicuramente per tutti. E la forza me la dà appunto questo, il valore essenziale è soprattutto questo, ritengo. C'è stato un momento in tutti questi anni in cui hai temuto di perdere quello che hai creato, in cui hai avuto paura di qualcosa? Beh, sicuramente i momenti sono nell'ambito, nel ciclo di un'impresa, di una qualsiasi impresa, i momenti negativi sicuramente ci sono, fanno parte del gioco, come no, hai voglia, ce n'è stato più di una, però nel 2005-2006 ho avuto due sciagure, vedi l'incendio, vedi la neve e quant'altro, pare che mi stava crollando il mondo addosso, però. Per fortuna, grazie forse alla mia tenacia, alla mia, come dire, alla mia perseveranza, grazie all'aiuto che ho avuto da parte di tutti i miei collaboratori, sono andato avanti. E sostanzialmente poi questa forza mi viene proprio da questi personaggi qua, perché sicuramente io da solo non riuscirei a fare impresa. Comunque devo ringraziare tutti coloro che mi collaborano, soprattutto coloro i quali mi collaborano bene, insomma, perché onestamente oggi come oggi è anche difficile trovare le risorse umane giuste che fanno comodo e fanno crescere quindi l'impresa. E credi di aver commesso qualche errore? Se sì, se ne hai commessi, cosa hai imparato da quell'errore? Ma gli errori, vedi, li facciamo tutti. Io dico sempre che bisognerebbe vivere due volte, la prima volta per imparare, la seconda volta per fare bene. Credo che è comune a tutti il problema. Credo che nella vita tutti quanti facciamo gli errori, sia sotto l'aspetto umano, sia sotto l'aspetto poi imprenditoriale sicuramente, e come no, ho fatto sicuramente tanti tanti errori, come no. Molte volte poi si finisce per dire se, col se, si finisce per dire se, ma purtroppo il se o il ma non portano a risultati. Sicuramente ho fatto i miei errori, però ho saputo rimediare a quelli che sono stati nel corso degli anni, ecco, però, ripeto, però la cosa più importante, errori che ci aiutano pure a crescere, perché no? Perché poi sostanzialmente sono gli errori, sono gli sbagli che ci fanno crescere, che accrescono la nostra esperienza. Solo dagli errori possiamo imparare. Poi la cosa più importante è non ripetere sempre lo stesso errore, perché quello poi sarebbe diabolico, ritengo. Io sicuramente ho fatto tanti errori, è inutile elencarli perché sarebbe un massacro. Però ho rimediato abbastanza bene e sicuramente non ho fatto per la seconda volta lo stesso errore, o credo di non aver fatto per la seconda volta lo stesso errore. Chi era Carmine Cardinale all'inizio di questa attività e soprattutto chi pensi saresti stato oggi se non avessi intrapreso questo percorso lavorativo? Questa è una domanda molto, molto da 100 miliardi di euro. È difficile rispondere. Cosa ti posso dire? L'unica cosa che mi viene da pensare è il fatto che
per certi versi sono nato commerciante, ecco, ricordo già dalla mia prima giovinezza, dall'infanzia, dove mi applicavo a commercializzare una qualche cosa. All'epoca, essendo contadini, commercializzavo, che ne so, qualche animale domestico, perché no, qualche ortaggio, qualche altra cosa, insomma. Posso dire che nei miei, non nei 13-14 anni, forse anche prima, riuscivo a sostenermi economicamente col mio modo di essere e di fare. Ero piuttosto autonomo sotto l'aspetto economico, non andavo mai a chiedere soldi a casa e diciamo che forse ho avuto la fortuna, il nostro Signore mi ha dato la fortuna di avere nel sangue, nel mio DNA, la voglia di commercializzare e quindi di fare imprese. Diciamo che sono nato come mercante, poi ho continuato, forse poi ho migliorato, ho fatto un passo avanti, sono diventato forse commerciante. E adesso cerco di fare impresa, tutto basato su quello che è stata la mia esperienza, tutto basato su quelli che sono stati i miei errori. E chiaramente forse ho avuto un grosso intuito di copiare, di apprendere, di ascoltare gli altri e soprattutto di ascoltare quelli più bravi di me, quelli che nella vita avevano fatto una qualche cosa. E ritengo che questa sia la cosa più importante, anzi la cosa essenziale per una persona, per uno che vuole fare impresa, ma forse per tutti. Ritengo che una persona, in primo luogo, è sempre studente, non deve mai diventare professore e maestro, che qua non si finisce mai di imparare. E poi è fondamentale che una persona non deve mai dimenticare da dove proviene, solo così può sperare di arrivare e di porsi un obiettivo e quindi raggiungere determinati risultati, traguardi. E quindi a questo punto qual è secondo te il tuo miglior pregio e se ce ne sono, quali sono o qual è un tuo difetto? Bella domanda. I difetti purtroppo sicuramente io non li conosco, i difetti li conoscono gli altri, sicuramente ne avrò tanti. Il mio pregio manco posso conoscerlo, posso accennare a qualcosa, forse no, ci ripenso, ho un grosso difetto, sono di animo buono. Essere di animo buono non giova nell'attività, quindi nell'impresa, perché purtroppo voi o non voi ci vuole un po' di... nell'impresa si deve mettere da parte il cuore, deve esistere solo la testa. Allora fino a quando una persona riesce a ragionare solo con la testa sicuramente è più avvantaggiato rispetto a qualche altro che ragiona anche col cuore. Molte volte il mio peggior difetto è che uso troppo il cuore. Eppure grazie al cuore ne hai fatta di strada nel tuo campo. Ma vedi, poi dico sempre una cosa, molte volte è vero, essere di animo buono, usare il cuore, anzi anche il cuore oltre alla testa, non va bene, però poi c'è l'altra parte della medaglia, cosa voglio intendere? Che poi tutto sommato, insomma, forse qualcuno riconosce il tuo animo buono e ti aiuta anche in questi errori e quindi magari sei avvantaggiato da altre cose. Ritengo una cosa molto importante, la cosa più bella per una persona e soprattutto per un imprenditore è godere della stima altrui. Ecco, molte volte la gente fa affidamento sempre e solo ai soldi. I soldi non sono tutto nella vita, molte volte, come usavano dire i nostri nonni, i nostri bisnonni, meglio avere 100 amici e non 100 ducati, giusto? Io faccio sempre, porto avanti sempre questi vecchi proverbi, questi vecchi detti antichi, che sicuramente dettati dall'esperienza servono a noi come insegnamento, per cui ritengo che molte volte usare anche il cuore ci aiuta anche forse a stare bene, sebbene commettendo qualche errore in più. Tu parlavi di stima e per chi vive nel Vallo di Diano è quasi impossibile non sentire sulla bocca di tanti il tuo nome.
Sei un imprenditore stimato, sei molto apprezzato e tante persone per te nutrono un affetto particolare, non sono le mie parole di circostanza. Ma c'è stato qualcuno negli anni iniziali di questo tuo percorso che ti ha dimostrato di non credere in te, di non credere nella tua intuizione, di non credere nella tua impresa? Oggi a questa persona o a queste persone cosa diresti? Che ci sia stato qualcuno sicuramente sì. Per certi versi è anche normale, perché io ritengo una cosa importante, ho un pensiero particolare in merito a questo, quale? Per fortuna o purtroppo non siamo tutti uguali, ognuno di noi si sceglie il suo destino, c'è poco da fare. Allora c'è chi è più spregiudicato, chi è meno spregiudicato, c'è chi è più oculato o meno oculato. Oggi fare impresa, nascere da zero, portare avanti un'impresa, ci vuole quel pizzico di spregiudicatezza che io ho avuto. Qualcuno ha un pensiero diverso o ha avuto un pensiero diverso e non condivide questo concetto, ecco. Però purtroppo fa parte del nostro lavoro. Non sto a condannare assolutamente nessuno, però fare impresa significa accettare i rischi. E sicuramente maggiore è il rischio, maggiore possono essere i benefici. Se uno è predisposto a questo discorso, bene, diversamente non lo puoi fare, ecco, anche perché l'impresa, ma sia all'inizio sia nel corso, non si finisce mai di rischiare, è sempre un rischio tutti i giorni, siamo a rischio tutti i giorni, c'è poco da fare, ma dobbiamo essere predisposti a queste circostanze qua, diversamente non possiamo andare da nessuna parte. Quindi per il passato sicuramente qualcuno non ha condiviso il mio progetto, però onestamente io ho creduto, continuo a crederci perché purtroppo io mentre faccio una cosa non la completo nemmeno, mi ritrovo già a pensarne un'altra. Questo è il mio modo di essere. Sicuramente poi ci sono dei momenti in cui ti fermi a pensare, ma chi me lo fa fare? Come no? Ne capitano tanti di questi momenti qua. Poi si superano e poi si va avanti normalmente come se niente fosse. E quindi ritengo che la mia forza è questa, ma è una forza che vorrei trasferire pure agli altri, soprattutto ai giovani, i quali... A me fa piacere, per esempio, parlando dei giovani, vedere che qualche giovane emerge, fa qualcosa. Io trovo un piacere immenso, ma non solo, anche chiunque altro fa attività, fa impresa e vedo che emerge e che va bene. Io trovo un'enorme soddisfazione. Sotto questo aspetto non sono per niente egoista. Io ritengo pure che se tutti fossimo bravi, se tutti facessimo le grosse imprese, sicuramente sarebbe un valore aggiunto per il territorio, ma per noi stessi, perché la ricchezza poi, il quoziente di ricchezza sicuramente si innalzerebbe, a beneficio di tutti. Però ripeto, ognuno ha il suo modo di vedere, di pensare, di sostenere. Poi c'è tanta gente che è egoista, pensa solo a se stessa, pensando che sia quella la strada maestra, ma non è assolutamente così. Io dico sempre, dobbiamo sviluppare il territorio, devono crescere tutti e fare in modo che tutti quanti crescano e arrivano a livelli sempre più alti. Al termine di questa nostra piacevole chiacchierata, in sintesi escono alcuni aspetti dell'imprenditore Carmine Cardinale, dell'uomo Carmine Cardinale, che è partito dal piccolo per arrivare al grande, per andare oltre i confini di questa terra, a cui però è particolarmente legato, a cui dà tanto lavoro, a cui dà tanto lustro grazie alla Cardinale Group. Ma oggi a chi senti di dover dire grazie arrivati a questo punto del tuo percorso imprenditoriale? Beh, prima di tutto alla mia famiglia sicuramente, perché molte volte mi rendo conto benissimo che tutto questo è costato tanti sacrifici non solo a me ma anche alla mia famiglia. Non potrò mai dimenticare quando le mie figlie mi hanno rimproverato qualche tempo fa, dice ma papà ci hai preso qualche volta in braccio, la cosa mi ha fatto comunque pensare, insomma, onestamente. Chiaramente per portare avanti una qualche cosa, uno scopo, un obiettivo, ti devi sacrificare con qualche cosa. Sicuramente la mia famiglia mi ha dato un grosso apporto alla mia crescita e hanno fatto dei sacrifici anche loro e continuano a farli, ecco.
Li ho portati io in questo, come su questo canale, e loro stanno conducendo la stessa strada. Ne vale la pena, non ne vale la pena, non lo so, questo non lo so, ma è la strada che noi abbiamo scelto, che dobbiamo portare avanti. Quindi devo ringraziare prima di tutta la mia famiglia, poi chiaramente tutti quanti i miei collaboratori, tutti coloro i quali stanno con me da diversi anni, hanno creduto in me, non mi hanno mai abbandonato. Come non dire grazie pure a loro, tutti i collaboratori che arrivano nuovi e continuano a credere in me, perché poi sostanzialmente l'azienda sì, la porta avanti, io sto alla testa di questa azienda, però posso crescere sempre e solamente se ho giusti collaboratori. Devo essere anche bravo a trovare questa gente, queste risorse umane che mi aiutano nella crescita. E come dicevo pure prima, è merce che purtroppo scarseggia, eccoci, poi molte volte si usa dire no, non c'è lavoro, non c'è lavoro, no. Molte volte bisogna vedere se hai voglia di applicarti nel tuo lavoro, crescere e diventare importante su questo lavoro, dare il meglio di te stesso, oppure lavorare solamente. Lavorare solamente non ha senso, è come se io facessi impresa dedicandomi poco alla mia impresa. Sicuramente non la potrei portare da nessuna parte, o meglio, la porterei alla distruzione. Posso fare impresa se sono tenace, se sono attento, se chiaramente gli dedico tutto me stesso, tutte le mie capacità, tutta la mia buona volontà, sicuramente può andare avanti, diversamente no, non può andare. Per tutti è così, oggi sei autonomo oppure sei dipendente, la stessa cosa. Ognuno si deve attivare, deve mettere tutto se stesso per quello che poi si sta per occupare o per il ruolo che svolge. Nella vita quotidiana credo che sia la stessa cosa, non cambia assolutamente niente, giusto? Giusto. Come ti vedi nel futuro prossimo? Dipende da quanto se lo aspetta. La prima cosa, la quella più importante, è che io sto invecchiando. Purtroppo questo mi pesa un poco, perché giustamente devo fare progetti un poco a più breve termine. Invecchiando relativamente, perché comunque ho ancora 30 anni di attività, non è che sono poco, 30 anni sono tanti. In 30 anni si possono fare tante cose. Per quanto riguarda poi l'aspetto economico, purtroppo sì, nella vita economica di un paese, di un'azienda, di una famiglia, insomma, purtroppo vuoi o non vuoi sono gli alti e bassi. Onestamente abbiamo attraversato periodi buoni, meno buoni, adesso sostanzialmente, economicamente, io credo che stiamo attraversando un periodo non tanto bello, quello sicuramente, non tanto bello dovuto a quella che è l'inflazione che poi comporta un importante calo di potere d'acquisto da parte di tutti, di potere d'acquisto sotto l'aspetto economico da parte di tutti. Tutto questo chiaramente si riflette su quelli che sono i consumi. Quando si parla di consumi, chiaramente vengono coinvolti pure i miei prodotti, come tanti altri. Quindi, ma noi siamo, come dire, combattenti, per cui dobbiamo sempre e solo combattere, quindi non ci dobbiamo assolutamente arrendere. Poi molte volte c'è poco da fare, quando si usa dire no, non c'è lavoro, non è che non c'è lavoro, il lavoro poi vuoi o non vuoi, se tu lo vai a cercarlo porti sempre a casa. E quindi bisogna essere bravi a ritagliarti la tua fetta di mercato, a portarti il lavoro a casa, e quindi cercare di non fartelo mancare e portarlo via chiaramente agli altri, perché il lavoro è quello, è come una torta, ognuno si ricava la sua piccola o grande fetta di questa torta. Chi è più bravo se la piglia più grossa, chi è meno bravo se piglia quella più piccola. E allora noi cerchiamo di pigliare sempre la fetta più grossa di questa torta, poi ci riusciamo, no? Almeno ci proviamo, ci tendiamo. Se sicuramente con tenacia continuiamo a provarci, sicuramente non possiamo sbagliare. Quindi in conclusione, Carmine Cardinale combatte sempre ma con il cuore. È essenziale, è fondamentale avere un cuore e combattere con il cuore, è chiaro, usando sempre il cervello, perché solo con il cuore non si va da nessuna parte. Il cervello è fondamentale, è quello che poi sostanzialmente ti aiuta nella crescita. Tutte le cose vanno ragionate, gli investimenti, il lavoro, vanno ragionate e programmate. Fino a quando si riesce a fare questo hai ragione di esistere, diversamente no, non puoi esistere più. È chiaro che in tutta questa programmazione c'è sempre la crescita che purtroppo è necessaria per un'azienda, per un'impresa di qualsiasi genere.